titoli di oggi dell'edizione delle 8.30 era legato, lo avete sentito, alla giornata mondiale contro il cancro, il giorno che si aspetta ogni anno per sensibilizzare sul cancro. Ogni anno 10 milioni di persone muoiono a causa della malattia. Quest'anno il claim, il titolo è Close the Care Gap. Allora, mentre io vi mostro sul wall proprio il World Cancer Day, il sito ufficiale, eccolo qui con ovviamente uno sguardo molto ampio e con tutta la campagna che viene lanciata, cioè eliminiamo le disparità nella prevenzione e nella cura. Saluto e ringrazio il presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, eccolo pronto, il professor Francesco Perrone. Benvenuto professore. Buongiorno, buongiorno a lei, grazie per accoglierci. Naturalmente Fondazione IOM ed IOM aderiscono alla giornata, sostengono questo obiettivo della campagna. In Italia, professore, esistono ancora disparità nella prevenzione e nell'accesso alle cure? La mia domanda naturalmente è provocatoria. Sì, in realtà esistono delle disparità e anche delle disparità che ci preoccupano. Per quello che riguarda per esempio i fattori di rischio noti per il cancro, esistono fattori di rischio come il fumo, l'obesità, la sedentarietà, uno scarso consumo di frutta e verdura che tendono a essere molto più prevalenti nelle regioni del sud e sì, che prevalgono nelle fasce di popolazione che dichiarano anche un disagio socio-economico. Questo è un cocktail terribile. E bisogna anche non dimenticare l'alcol, che in realtà colpisce anche nel nord del paese. Sono tutti stili di vita che sicuramente rappresentano dei fattori di rischio per il cancro e sui quali bisogna sempre tenere i riflettori accesi. Poi c'è un problema relativo alla prevenzione che si può fare, per esempio alla diagnosi precoce con i programmi di screening o quelli che rappresentano un diritto dei cittadini italiani. Sì. Anche lì siamo indietro complessivamente e particolarmente nelle regioni del sud. Siamo abbastanza lontani dai limiti che l'Europa ci chiede. Per quanto riguarda le cure, l'accesso è garantito in tutta Italia, ma sappiamo che abbiamo in qualche caso dei ritardi nella disponibilità dei farmaci. Questo sì, è legato alla burocrazia che in alcune regioni è ancora eccessiva. E sappiamo anche che poi la tempestività, che è un fattore molto importante in oncologia, dipende dalla qualità delle reti oncologiche regionali. Quelle organizzate, quelle che si stanno organizzando bene, riescono a garantire ai cittadini una presa in carico veloce. Laddove questo non funziona, ci sono sicuramente più problemi. E una delle conseguenze di alcuni di questi problemi è la migrazione sanitaria che dopo il Covid, chiaro, è ripresa, ritornando ai livelli precedenti. Stia lì un secondo, Presidente. Noi abbiamo seguito un convegno e abbiamo dedicato questo servizio con Alessandra Del Mondo, proprio a dei numeri, ci sono in questo servizio della Del Mondo, e li seguiamo, li vediamo e poi torno da lei. Dalla diagnosi precoce alla possibilità di accesso alle cure, non solo prevenzione, farmaci e strutture di eccellenza possono salvare la vita di un paziente oncologico, ma anche il grado di istruzione ha un peso nel percorso di cura. Il focus di quest'anno, in occasione della giornata mondiale contro il cancro, è proprio sulle disuguaglianze nelle cure e su come ridurle il più possibile. Un quarto delle morti in Italia, infatti, è associato a bassa istruzione, tossicità finanziaria e migrazioni sanitarie. La diagnosi, il trattamento e la sopravvivenza, ha sottolineato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Rocco Bellantone, non dovrebbero dipendere da dove sei nato o da quanto guadagni. Nel 2019 quasi 30.000 decessi oncologici in Italia nella popolazione fra 30 e 84 anni sono legati alla scarsa scolarità. Il tasso di scolarizzazione spesso condiziona anche la successiva capacità di reddito. Chi riceve una diagnosi di cancro deve fare i conti anche con questioni di ordine economico. È la cosiddetta tossicità finanziaria che colpisce il 26% delle persone con neoplasia
ed è legata a diversi fattori, tra cui i costi che i malati devono sostenere per recarsi nei luoghi di cura. Nel 2022 in Italia quasi 28.000 pazienti oncologici hanno cambiato regione per curarsi. Nel 2050, secondo una stima delle OMS, ci saranno oltre 35 milioni di nuovi casi nel mondo, più 77% rispetto al 2022. E nel 2022 sono stati diagnosticati 20 milioni di nuovi casi di cancro e sono morte 9,7 milioni di persone. I principali fattori di rischio restano tabacco, alcol e obesità, ma pesano anche nuovi fattori di rischio come l'inquinamento atmosferico. Alessandra Del Mondo, Sky TG24. All'inquinamento ci arriviamo tra un attimo, professore. La tossicità finanziaria prima, che sta colpendo anche i pazienti oncologici del nostro paese. Cos'è e ci sono degli strumenti per individuarne le cause? Sì, la tossicità finanziaria rappresenta la conseguenza economica del cancro e delle cure del cancro. Pensavamo che fosse un fenomeno limitato agli Stati Uniti, sistema sanitario prevalentemente privato. In realtà alcuni anni fa abbiamo scoperto che in misura molto minore esiste anche in Italia, e in virtù di questo abbiamo portato avanti un progetto di ricerca che in realtà ha prodotto il primo strumento. È un questionario che possono compilare i pazienti, se gli viene proposto, che misura il disagio economico e cerca di comprenderne le cause. È il primo strumento al mondo prodotto in un paese che ha un servizio sanitario pubblico come quello italiano. Ed è uno strumento che ci consente di misurare e che già nella fase di sviluppo, a cui hanno partecipato oltre 500 pazienti da Italia, ci dice che questo danno economico, questa tossicità finanziaria del cancro, è anche questa distribuita in maniera difforme, essendo maggiore nelle regioni del sud del nostro paese. Questo strumento è uno strumento disponibile, lo stiamo ancora utilizzando per studi sperimentali, ma speriamo possa anche diventare uno strumento utile per aiutare la sanità pubblica a regolarsi. Chiaro, ho 30 secondi per chiudere. Accanto alla prevenzione bisogna dire a tutti noi e a tutti i cittadini che esiste un legame certo, scientifico, tra inquinamento atmosferico e cancro. L'Italia come si posiziona? Proprio veramente 30 secondi, Presidente. Si posiziona male, purtroppo la pianura padana in moltissimi disegni e grafici disponibili è uno dei punti più inquinati d'Europa. E l'Europa ha stabilito dei limiti e le regioni padane stentano ad adeguarsi a questi limiti. Questo va in contrasto con la volontà di avere delle attività produttive. Non è un tema facile, ma non siamo messi bene. Presidente Perrone, Presidente IOM, la ringraziamo moltissimo, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, per essere stato oggi a Sky TG24 in questa giornata così importante a livello planetario, in cui tutti noi ci fermiamo a riflettere su quanto ancora deve essere fatto per sconfiggere quello che un tempo si definiva il male incurabile, ma che oggi invece curabile è. Grazie Presidente e grazie a voi. Grazie a lei. Telespettatori, di aver scelto Sky TG24, torniamo dopo la pausa.